sono in località Poggio dei Prati di Badia Tedalda. In questo campo 3 anni fa sono crollati i cavi della linea telefonica. A distanza di anni nulla è cambiato. Ne parliamo con il proprietario del terreno, Felice Bravaccini. Dopo la caduta dei cavi telefonici, a chi si è rivolto? È stata fatta anche una raccomandata con ricevuta di ritorno, la ricevuta è arrivata, però tutto morto. Niente, io non ho avuto risposta da nessuna parte. Ha comunicato il danno, però questo era il mese di marzo, dal mese di marzo a oggi io non ho saputo niente. Poc'anzi mi ha detto che non può lavorare il terreno, rischia delle sanzioni. Ci spiega il motivo? Se io rompo, se rompo il cavo, loro vengono da me dopo. E qui io se passo col trattore il cavo lo rompo sicuramente. Sotto non ci si passa più. Io sono passato per 3 anni alzandolo con dei legni, ma ora è impossibile. Ha qualcosa da dire a questi signori? Io dico che è una vergogna, gli dico. Si dovrebbero vergognare. Un posto che è anche dietro la strada dove passa tutta la gente che dovrebbero vedere, dovrebbero aver visto anche loro qualcuno interessato, e nessuno ha mosso niente. Nessuno ha fatto niente. Qui sono 3 anni che il filo è per terra. È un pericolo anche mandarci le bestie, ci posso mandare manco le bestie, che il misero ci porterebbe le bestie, non ce le può portare perché è una cosa pericolosa. Per lavorare il terreno cosa dovrebbe fare? Niente, non è che il filo sia alto, io passi sotto col trattore, perché il trattore adesso c'ha la cabina, qui sotto un trattore non ci passa. Io finché il filo è così non posso lavorare il campo, posso lavorare un pezzo così, fare un angolo. Il campo si lavora da cima e fondo, è un gran casino. E perché sono andati giù questi cavi, questi tralicci? Questi tralicci sono andati giù perché si sono fradiciati fra le due terre. In fondo sono fradiciati col peso della neve. Il vento l'ha sbacchiocolato in qua e là, lo sono andati giù. Poi si vede tanto bene che i pali sono fradici in fondo. Adesso con questo terreno che lei non può lavorare, ha un danno, cioè... Io ho un danno, che qui ci mettevo la roba per governare i miei animali, che per uso famiglia, cioè. E allora così a questo punto mi tocca prendere e andare a comprare la roba all'ammasso, invece ce la potrei avere di mio. È chiaro, faccio la roba per me, per i miei figlioli, per i miei nipoti. Sono pensionato e ho questo campo, qualcosa che voglio fare. Non lo posso fare, non posso fare niente.